ho deciso di fare il cammino, sia per lo spirito dell'avventura che per motivi religiosi. Noi veniamo dall'Australia. Abbiamo iniziato da Saint-Jean-Pied-de-Port. Penso che stiamo camminando da 24 giorni. Sì, 24 giorni. Però più cammino, più mi sento meglio. È un'esperienza dura, ma molto, molto bella. Per me essere un pellegrino è un onore, perché è l'unica volta che potrò farlo solo per 30 giorni. Un'esperienza che unisce le persone, i pellegrini. Tutti parlano con tutti. È come una grande famiglia. L'accoglienza che viene fatta ai pellegrini, anch'essa deve essere fatta sulla base di una tradizione. I pellegrini non possono essere trattati come una massa, occorre accoglierli anche con uno spirito, con un'anima, anche in questo caso con un'identità dell'accoglienza. Questo è San Nicolás. Passano di qui normalmente sui 150-200 pellegrini al giorno e noi tutte le sere ospitiamo grosso modo sull'ordine dei 15-20 pellegrini. Arrivano, si ristorano, dopodiché puliscono i propri panni, leggono, prendono appunti sul cammino, fanno il diario e poi verso le 7:30, le 8 c'è la lavanda dei piedi, che ricorda ovviamente quando Gesù lavò i piedi ai suoi discepoli, per ricordare che l'umiltà, la disponibilità e il servizio sono la cosa più importante da farsi. Il nostro cammino prosegue sulla via per Santiago. Ancora tanti chilometri, tanta fatica, ma ancora tante emozioni. Don't think sorry's easily said. Ovunque si trovano tracce del passaggio dei pellegrini e pietre, tante pietre. Lasciare una pietra è come liberarsi di un peso, un fardello che si porta nella vita. Siamo arrivati alla Croce di Ferro, a 200 km da Santiago. Words you're gonna regret. Forse si esprime un desiderio. Forse si chiede aiuto al Signore. Forse si prega e basta. Forse in ogni pietra si nasconde la parte di se stessi che si vuole lasciare o la parte che si vuole coltivare. I've heard the accusation before. Now I ain't gonna take any more. Ho lasciato due pietre alla Croce di Ferro. La pietra piccola per i piccoli problemi, la pietra grande per i grandi problemi. Ho lasciato diversi sassi su ogni pietra miliare, tre sassi, uno per me e uno per la mia bambina Angelica, la più grande, e un altro per Anita, la più piccola. E io sto facendo questo cammino anche per loro, che il Signore dia loro mens sana in corpore sano. Lungo il percorso tante piccole chiese. Qui una pausa, una preghiera e un timbro per la vostra credenziale. Aspetto l'esperienza così che è la mia vita in 4 settimane. I'm a Protestant. Io sono protestante, ma non ho problemi a percorrere questo cammino cattolico. Me gusta
Mi piace che passi tanta gente da queste parti e auguro loro un buon viaggio fino a Santiago. Il cammino è qualcosa che non si può spiegare, perché ogni giorno succedono cose nuove, diverse. Insomma, il cammino è qualcosa di magico, e quando lo fai una volta poi lo ripeti. Lui è Lucero, il cavallo del pellegrino. Questo cammino, l'unica cosa che non bisogna avere è la fretta, perché sennò non riesci a godertelo. Ma molti ricordi, quando stai solo, non so, il fermarmi in certi posti dove non c'era proprio nessuno e sentire solo il silenzio della campagna. Il fatto di poter vedere cambiare i paesaggi piano piano, passare dai Pirenei alla Meseta, ora qui in Galizia che è tutto verde. C'erano momenti dove avrei continuato a pedalare all'infinito e altri momenti dove mi sarei voluto ritirare, avrei lasciato la bicicletta lì dove ero. È più una meditazione personale e poi combinarlo con, diciamo, l'amore per stare in mezzo alla natura, la voglia di stare un po' fuori dalla grande città e soprattutto la passione per la bicicletta. Ho bucato solo una volta. Vorrei arrivare fino a Finisterre, dove si dice che finisce il cammino, perché è un posto vicino al mare. Io che sono di Genova, che il mare ce l'ho a fianco, è una bella sensazione. Tanti chilometri percorsi, tanta stanchezza, ma anche tanta felicità di trovarsi sempre più vicini alla meta. Per Dante non è pellegrino chi non sia stato almeno una volta a Santiago, uno dei luoghi più santi della cristianità, insieme a Roma e Gerusalemme. L'officina del peregrino. Si viene qui per ritirare la Compostela. Molti qui lasciano il saggio compagno di viaggio, il proprio bastone. Un timbro per ogni tappa attesterà il passaggio avvenuto attraverso il lungo cammino. Non occorre percorrere tutti gli 800 km per ottenere la Compostela. Ne bastano 100 a piedi o 200 in bicicletta o a cavallo. Quest'anno, anno Giacobeo, la vostra pergamena varrà anche come indulgenza plenaria. Qui nella cattedrale di Santiago, la domenica, la messa del pellegrino si conclude con il rito del Bota Fumeiro, l'enorme incensiere che dal Medioevo viene fatto volare nella cattedrale spargendo il suo profumo. E poi un devoto abbraccio alla statua di San Giacomo proteggerà il vostro spirito.